In una pentola capiente metto 700 g di patate, ricopro con dell'acqua a temperatura ambiente. Lascio bollire per circa 30 minuti. Appena saranno cotte, scolo e lascio intiepidire. In una ciotola capiente schiaccio con lo schiacciapatate. Unisco 125 g di prosciutto cotto tritato e 50 g di formaggio grattugiato. Insaporisco con una presa di sale e pepe quanto basta. Unisco due uova medie, amalgamo bene il tutto. Ho fatto fondere del burro, spennello bene degli stampini in alluminio. Spolvero con del pangrattato, rimuovo l'eccesso. Inserisco un pochino di impasto, con l'aiuto di un cucchiaio ricavo un guscio. Al centro inserisco del formaggio a fette. Copro con un altro pochino di impasto, livello per bene la superficie. Posiziono gli stampi sulla teglia da forno, lascio cuocere in forno già caldo e statico a 180 gradi per 15 minuti. Appena la superficie risulterà bella dorata, capovolgo su una teglia da forno coperta con carta forno, elimino gli stampi, spolvero la superficie con del formaggio grattugiato e inforno nuovamente, questa volta a 200 gradi per 10 minuti. Questi sformatini di patate sono una vera goduria, sono perfetti da gustare come antipasto con tonno sfizioso, hanno un cuore morbido e filante e un guscio croccante. Miei cari amici, preparare questi sformatini non è mai stato così semplice, il risultato finale è decisamente eccellente. Noi ci vediamo prestissimo, ciao a tutti!